stiamo andando in direzione del castello Monopoli per Monopoli Cosplay. A dopo. Gli amici di Project Nerd, siamo qui con un ospite d'eccezione, ovvero il mio uomo dei fumetti. Siamo qui con Silvio Barletta, che è il gestore di una fumetteria in a Monopoli, General Greens. Sì. Cosa ne pensi di questo evento, questo nuovo evento che c'è qui in, questo, in questa città? Senti, guarda, io penso che queste siano attività non belle, ma bellissime, sinceramente, perché i ragazzi si incontrano, hanno la possibilità di fare degli scambi di opinioni, di conoscersi anche, di condividere le proprie passioni, la propria passione in generale. Perché comunque è anche difficile, soprattutto in un contesto come queste città piccole, come Monopoli, Polignano, è difficile trovare chi ti capisce pure. A volte vieni magari preso in giro, deriso, come al solito, questo è il problema del mondo, che non ci si capisce, non si rispetta. Il mondo è bello perché è vario barra variato. Bisognerebbe rispettarlo in tutti i generi. Io spero che queste iniziative, questi eventi possano svolgersi più spesso pure. Infatti, guarda caso, io stesso già iniziano a organizzare con i ragazzi che giornalmente frequentano il mio negozio, volevo organizzare qualcosa, insomma, anche a tema magari, per fare più su Naruto, cose del genere, in modo tale proprio da iniziare a presentare anche all'uomo comune, cioè italiano medio, diciamo, questa esperienza, non so come definirla alla fine, perché è anche uno stile di vita per molti. Sì, altri. Diciamo, è una passione che comunque si va espandendo, in Italia si va espandendo un po' di più al nord, e comunque piano piano ce la chiederemo. Sta scendendo. A Napoli, sai che già le cose girano meglio, girano un po' meglio, c'è un Napoli comico. Abbiamo visto che nel tuo stand si fanno delle dimostrazioni di Magic. Sì. Sono partite dimostrative di Magic, praticamente spieghiamo ai ragazzi il gioco, poi se gli piace sono lieto di introdurli in un nuovo mondo, insomma, perché anche quello è uno dei giochi più famosi, anzi il più famoso è il migliore, almeno per quanto mi riguarda, gioco di carte, ne vendo anche altri. Ne vendo anche altri, quindi lo dico proprio per esperienza personale. Va bene, poi un'altra domanda che volevo fare, certo, tu appunto hai una fumetteria in un paese che non, diciamo, che è un po' diverso da avere una fumetteria in una grande città. Sì. Diciamo, molti ragazzi hanno sempre questa idea di aprire una fumetteria in un paese, però volevo appunto sapere quanto è facile barra difficile fare una cosa del genere. Difficile è molto, molto difficile e impegnativo. Io per esempio, se non avessi dato la disponibilità che io oggi con i miei clienti, ci chiamiamo per nome, ci sentiamo anche sul cellulare, mi ordini questo. Confermo. Penso che oggi non sarei qui. Cioè non puoi permetterti di perdere non clienti. Qui come stand o non saresti qui come presenza non fisica? Sarei qui come negozio, come presenza fisica, sì, dai. Va bene, no. Mi hai fatto preoccupare. È giusto. Comunque, ripeto, le difficoltà sono molte. Poi la pressione fiscale sta aumentando, l'IVA è aumentata di ben 2% da quando lavoro io. E 2% comunque sembra poco, però non è poco. Cioè, ti pagavi, io prima con quel 2% ti pagavo le spese di spedizione, per dirti. Ok. In più ti posso dire anche che sicuramente non sono neanche i tempi migliori in generale. Parlo per qualsiasi attività. Comunque devo dire che ce la caviamo, e grazie soprattutto al sostegno dei ragazzi, che frequentano giornalmente anche la mia attività, ce la stiamo facendo, per fortuna. Va bene. Grazie Silvio, è stato un piacere. Alla prossima. Project Nerd, siamo qui al Monopoli Comics in compagnia di Thor e Loki. Versione femminile. In realtà siete? Io sono Imma. E io sono Katia. Complimenti per il cosplay ad entrambe. È da molti anni che fate cosplay? 4. Sì, dal 2009.
Naturalmente questo non è il vostro primo cosplay, a quali altri tipi di cosplay avete fatto? Abbiamo spaziato, a cominciare dalle principesse a finire a cosplay di Soul Calibur, abbiamo fatto anche Chi, la versione Freya e Chi. Sì, è qualcosa del mondo di Tim Burton, anche le principesse classiche come Cenerentola, Biancaneve. Diciamo che... Anche i Pokémon, gli allenatrici. Diciamo che a noi quello che ci piace soprattutto è gareggiare anche, però questa volta non partecipiamo perché comunque a queste gare non sono valide quelle prese dalle illustrazioni. Queste sono prese da illustrazioni, chiaramente non potendo fare le versioni maschili, ce ne vorrebbero due di me per fare solo maschile. Sono sicuro che verrà più apprezzata questa versione che non quella maschile, guarda, sono certo. Vi volevo chiedere, questo, diciamo, voi prendete ispirazione dei vostri cosplay da, diciamo, fumetti che seguite oppure visto e piaciuto e fate il cosplay? No, soprattutto che seguiamo, infatti questi sono usciti, dobbiamo amarli, infatti questi li abbiamo fatti bene perché ci abbiamo fangirlato dall'inizio, dall'uscita. Poi del film ci piace anche provare a realizzare sempre cose con materiali nuovi e quindi perché i costumi li facciamo noi, quindi soprattutto piace anche vorrei dare un appunto a chi si avvicina al mondo del cosplay. Non è vero che costa, non è vero che bisogna spendere così tanto. Cioè noi, se voi vi diciamo quanto abbiamo speso per questo, è tutta passione. 4 euro? Ci vuole un po' di passione, diciamo, un po' di tempo da dedicarci. Soprattutto devi girare, cercare la stoffa che ti serve di più, girare ci vuole tanto tempo e sapere un po' cucire, perché così cozzare. Diciamo, almeno la base. E quanto ci vuole più o meno per fare un cosplay del genere? Questo è stato realizzato nella settimana, però dipende molto dal cosplay comunque. La cosa che ha tolto più tempo è stato dipingere, passare tutto. C'era bisogno che si asciugava, quindi i giorni se ne vanno per asciugare, dare la seconda passata e poi aspettare di nuovo. Quando si tratta solo di cucire, ci metti una giornata, passi la notte lì, cucici. Invece quando ci sono pezzi da fare, devi aspettare. Voi siete di qui oppure vi siete spostate? Di Barletta. Ah, di Barletta. Ok, siccome è difficile trovare eventi da queste parti, diciamo ogni evento è ben accetto. Va bene, vi ringrazio della vostra intervista. Arrivederci. Amici di Project Nerd, siamo qui al Monopoly Cosplay in compagnia di Andrea Bontorio. Magari, Andrea, complimenti per l'evento. Grazie. Un sacco di attenzione. Ho guardi, soprattutto ci trovate da questa parte del genere. Qualche piccolo anche domani. Più o meno quanto ci vuole per organizzare un evento del genere in paese? Ok, allora, praticamente questa è la prima volta che a Monopoly si chiama una rassegna dedicata al fumetto. Abbiamo iniziato questo percorso praticamente organizzando dei corsi di fumetto per ragazzi che volessero avere la possibilità di cimentarsi a livello completo e importante con dei professionisti del settore. E il progetto si concludeva con una mostra degli elaborati dei docenti dei corsi con i ragazzi del corso. Arrivati alla fine del percorso, rendendoci conto dell'interesse che si era creato attorno al progetto, abbiamo deciso di estendere praticamente la mostra, trasformandola in una rassegna vera e propria. Quindi in pratica tutto quello che si è visto nel Monopoly Cosplay, più tutta la rassegna Monopoly a fumetti, praticamente è nata in 2 settimane di organizzazione. La nostra, come Monopoly Comics, è con l'associazione culturale Formentis di Monopoly. Quindi il Monopoly Cosplay oggi, tra l'altro, realizzato insieme a Momici e di Kick, vari più altri professionisti che ci hanno aiutato a realizzare le varie attività di queste 2 settimane di fumetto Monopoly. Quindi non ci sono voluto molto tempo, però sono, diciamo, sì, giorni di tempo, due settimane a tavoletta, sono benissimo. Ho visto un po' di ragazzi, qualche cosa, che comunque molta affluenza, qualcuno che ha piaciuto. In realtà ho notato molto entusiasmo da parte dei ragazzi, soprattutto nello scoprire questa location, perché il castello di Lagomito, Monopoli, trovandosi comunque nella provincia, non è sempre sotto riflettori come può essere Bari, Lecce o altre località. I ragazzi che sono arrivati a Monopoli, che sono visti la vegetazione, la macchina del porto, il lungomare, il castello e quant'altro, hanno notato appunto
questo grosso entusiasmo e questi sorrisi larghi, quella che è la cosa più bella, perché comunque alla base di una professione, di divertimento, il nostro credito ci deve essere una passione. E comunque poi abbiamo dato proprio la verità. Non so chi siano, perché quando sconfinano nel game là mi sono un po' così. Sei una passionata di game? No, purtroppo ho mollato dalla PlayStation 1 in poi, poi ho smesso. Qualche generazione di game, forse per game. Qualcuno, dai. E contatto a questo. Allora, praticamente per contattare l'organizzazione per quanto riguarda questa rassegna, c'è sia la pagina dell'evento Facebook Monopoli a Fumetti, che è così lunga, Monopoli a Fumetti, @libro.it. Per chi volesse interagire con noi di Monopoli Comics, siamo principalmente un gruppo Facebook di appassionati monopolitani, disegnatori e semplici lettori. Quotidianamente parliamo di fumetto, cinematografia, musica, illustrazione e quant'altro. Ci potete trovare sempre su Facebook a Monopoli & Comics, con la e commerciale. Un punto di riferimento per molti ragazzi comunque in questi, sì, in questa zona, diciamo, di provincia, sì, è abbastanza difficile. Perché noi ci siamo resi conto che la Puglia è adatta di rassegne di manifestazioni che c'è rispetto a regioni di vino. Noi poi che siamo cresciuti negli anni 90, dovendoci spostare da Monopoli a Bari, conoscere i disegnatori, vedere le prime fumetterie e quant'altro, ci siamo resi conto che ormai aspettare non serve più a niente, ci siamo messi io per dedicare di prima persona e quindi diciamo in un paio d'anni abbiamo iniziato questo percorso che è sfociato in questa rassegna con la speranza, la consapevolezza che c'è il materiale, la passione, la possibilità di poter fare meglio e poter rifissare altre manifestazioni. Nient'altro, complimenti per l'evento e grazie di portare appunto questi eventi in zone provinciali, come se fosse difficile trovare un evento. Grazie di tutto, grazie. Alla prossima, speriamo che ci sia un'altra edizione. Ok, esatto. Sì. Ok, grazie. Amici di Project Nerd, siamo qui in compagnia di Margherita, alias Lifa da Sword Art Online, e Sharon, alias Asuna di Sword Art Online. Complimenti per il cosplay, è il vostro primo cosplay questo? No. Da quanti anni fate cosplay? A me è il sesto anno, io quarto, /quinto. E quali altri cosplay avete portato altre volte? Posso citare Reiya Yanami di Evangelion, scegliere il nome di Macross Frontier, ce ne sono tanti, comunque Luca Megurine da Vocaloid, sono tanti. Per me Elizabeth da Bioshock Infinite, oddio, Asuka di Tekken, Asuka di Evangelion, tanti Asuke. Bioshock Infinite hai fatto a Luca, se non sbaglio. Sì, infatti facciamo anche qualche foto a Luca Comics, sì. Booker con il cucinazzo. Esatto, sì, mi ricordo. E quindi naturalmente non è il primo evento a cui andate. Comunque è difficile trovare da queste parti. Cosa ne pensate di questo evento? Credo che sia abbia una buona location innanzitutto, perché è abbastanza caratteristico. Credo gli stand per ora, essendo credo la prima edizione, credo che siano ancora pochi, però ha delle buone potenzialità secondo me. E naturalmente è difficile trovare un evento qui, a parte il BGIC o il Levante con oppure l'Ecce Comics, alla fine c'è carenza da queste parti. Va bene, vi ringrazio per l'intervista, complimenti per il cosplay. Grazie. Di nuovo, da Project Nerd, Matsuan è tutto. Per gli amici di Project Nerd siamo sempre al Monopoli Cosplay con un bel gruppo di cosplayer. Cominciamo la presentazione dal primo. Allora, Angelino Vito, sono un ufficiale della Marina. Davide Santostasi, sono Aokiji. Angelino Massimo, sono anche ufficiale della Marina. Nicolò Labadessa, ufficiale della Marina. Ratti Mirko Zoro. Anthony Maggi Sanji. Amanda Bertini, Nico Robin. Kitty Gabriele, Trafalgar Love. Beh, diciamo un bel gruppo di amici, con tutti con la stessa passione. È il primo cosplay o avete fatto altri cosplay? No, primo. Primo per tutti. Ok.
Siete di dove siete? Io di Monopoli. Noi un gruppo di Borobello. Borobello, siamo Borobello. Ok. E avete visitato, siete stati anche ad altri eventi del genere o questo è il primo? Sì. No, siamo stati ad altri eventi a Bari e a Lecce. Noi siamo andati a Lucca, che è molto più grande come manifestazione. Siamo stati anche noi, abbiamo fatto uno speciale. Solo che noi non siamo riusciti a fare, questo è il primo cosplay, però sperando di riuscire quest'anno di farlo al meglio. Come prova, penso che andrà. Come cosplay è stato impegnativo, vi ha portato via molto tempo? No, è stato molto serio. Una settimana per me. Sì, più o meno. Alla fine basta avere un po' di passione. Sì, la passione e originalità più che altro. Va bene. Grazie per questo tempo che ci avete dedicato. Grazie. Complimenti per il cosplay a tutti. Grazie. E buon proseguimento. Grazie. Amici di Project Nerd, siamo sempre al Monopoly Comics e abbiamo incontrato una cattivissima truppa Elgast, direi. In versione estiva, perché? In versione estiva, diciamo che domani non siamo sicuri che tu non avrai la febbre. No, mi auguro di no, altrimenti non sappiamo più come fare a lavorare qua. Ah. In realtà sei... Elgast. Ah, come nome? Danilo Paradiso. È il tuo primo cosplay, non credo. No. Come Monopoly? No, il tuo primo cosplay questo? È solo e l'unico. Ah, l'unico. È okay, l'unico. Ma non è da molto che coltivi questa passione? Senti, sono 3 anni. Ho partecipato anche al cast della Sony. Ho fatto il video per il videogioco sempre della Sony, PlayStation All-Star Battle Royale. Quando mi presero, diciamo che vinsi, l'emozione è stata unica innanzitutto, perché appunto è stata la Sony a farmi a darmi questa opportunità. E se si va su internet si può riuscire a vedere il costume completo. Diciamo che il cosplay regala anche queste emozioni. Sì. Tu sei di qui? Io sono di Gioia del Colle. Infatti non è molto facile trovare degli eventi da queste parti. Allora, devo a parte dire... il BGIC, l'Esce Comics, magari il Levante con sono quelli e quelli. Un'attica, però una novità è sempre ben accetta in questo ambito. Facciamo conoscere al sud un po' il cosplay che cos'è, che molti non sanno cos'è. Ti ringraziamo per questa intervista. Niente, grazie a voi. Project Nerd, Mazzuan è tutto.